Buongiorno Vittorio, benvenuto al nostro caffè. Ciao Francesco, ben trovato. Allora, stamattina io voglio di parlare di un argomento che penso che ti piaccia, visto che tra l'altro c'è scritto sopra anche un libro che si intitola Lo schermo empatico, Cinema e Neuroscienze. Sì. Ecco, io vorrei parlare un po' di neuroscienza e cinema con te, cioè nel senso che cosa il cinema può dire le neuroscienze e che cosa le neuroscienze possono dire all'arte del cinema. Ecco, mettiamola in questi termini. Ecco, mi piace molto il modo con cui hai impostato il tema con la tua domanda, perché storicamente le neuroscienze si sono occupate di cinema prevalentemente usando il cinema come uno strumento per capire come funziona il nostro cervello nella vita reale. Se tu ci pensi, tutto ciò che noi sappiamo, gran parte di quello che noi sappiamo sul cervello umano, soprattutto se la metodologia utilizzata è la risonanza magnetica funzionale, noi presumiamo di capire che cosa fa il cervello quando ci troviamo di fronte a un problema da risolvere, quando ci troviamo di fronte a delle persone che fanno delle cose, che dicono delle cose, che esprimono delle emozioni, in realtà usando come stimoli una rappresentazione filmica, bidimensionale di tutte queste cose, no? Se ci pensi, è un po' paradossale che noi cerchiamo di capire come funziona il cervello nella vita reale, costruendo delle repliche di finzione che cercano nel miglior modo di possibile nel laboratorio di ricreare quel mondo che sta là fuori. Quindi diciamo che il cinema è stato utilizzato in maniera strumentale, ad esempio per studiare delle emozioni, tu prendi dei clip da vari film in cui prendi la rabbia, la paura, il momento di tenerezza, la gioia, eccetera, eccetera, e li usi come stimoli. Io a un certo punto ho deciso di occuparmi di cinema su sollecitazione di un teorico del cinema, cioè Michele Guerra. Michele Guerra, una decina di anni fa, sì, anche di più, mi scrisse un'email. Lui insegnava cinema all'Università di Parma e ho letto i suoi lavori sull'arte, sui tagli di Lucio Fontana, ma secondo me sarebbe ancora più interessante affrontare il tema del cinema. Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a discutere, lui mi ha dato una copiosissima reading list, perché io sono un appassionato di cinema, ma insomma non ero molto addentro alla filosofia del cinema, alla teoria del film, se non avevo letto l'intervista di Truffaut a Hitchcock e poco di più. Quindi ci abbiamo messo 4-5 anni, almeno io ci ho messo 4-5 anni a entrare un po' nel vivo del discorso e abbiamo iniziato a fare esperimenti sul cinema e sul film con un duplice scopo, cioè da un lato capire che cosa succede quando vediamo un film, perché ci piace andare al cinema e vedere i film, quindi quali sono i meccanismi cerebrali e corporei che rendono possibile il fatto che milioni di persone in tutto il mondo pagano un biglietto per sedersi in un luogo deputato, buio, e vedere delle storie che si sviluppano su uno schermo bidimensionale o in occasioni più limitate in versione 3D, indossando degli occhiali. Ma al tempo stesso l'idea è quella di utilizzare i risultati di queste ricerche mettendoli in circolo all'interno del dibattito teorico sul cinema e quindi utilizzare le neuroscienze per contribuire alla teoria del film. Quindi questo è il doppio binario su cui abbiamo cercato di muoverci e abbiamo deciso di partire, bisogna sempre partire da qualcosa, e noi abbiamo deciso di partire dallo stile cinematografico, enucleando due elementi dello stile cinematografico, il montaggio da una parte, i movimenti di macchina dall'altro, traducendoli in paradigmi sperimentali. Ecco, ma che cosa è venuto fuori? Cioè, quale
mettiamola così, quale contributo può dare quindi la neuroscienza all'arte del cinema? Perché l'aspetto, diciamo, del cinema, le neuroscienze, l'hai detto, serve a elicitare emozioni, no? E quindi è uno strumento come sarebbe un falò piuttosto che un'altra roba, vista in maniera semplicistica. Invece mi sembra che sia importante l'altro pezzo, la secondo corno, no? Che è quello del che cosa può dare la ricerca neuroscientifica all'arte del cinema. Ecco, che cosa è venuto fuori? Allora, è venuto fuori che molte cose erano già state dette. Allora, il cinema nasce nel 1895. Nei primi anni del Scusa, Novecento. alla Ciotà, con i fratelli Lumière, alla Ciotà, posto splendido. Bene. Tra l'altro è nella pagina Facebook quella stazione di Michele Guerra, per ovvi motivi. E diciamo, 1895 si inventa il cinema che ha una diffusione rapidissima. A Parma, la mia città, la prima sala cinematografica apre nel 1901. 6 anni dopo già si vanno a vedere i film a Parma. Ok? Ecco, oltre ad avere questa rapida diffusione incredibile mondiale, da subito inizia l'interrogazione su che cos'è il cinema, perché funziona e come funziona. E quindi se uno si prende la briga di andare a leggere questi libri scritti nel 1904, nel 1906, nel 1912, io ne cito spesso uno, The Photoplay, scritto da questo psicologo tedesco Hugo Münstenberg, che viene invitato da William James a aprire un laboratorio all'Università di Harvard. Questo non ne voleva sapere di cinema, lo considerava un'espressione troppo popolare, volgare. A un certo punto lo convincono, lo portano al cinema e per lui è una rivelazione. E scrive questo libro che sembra scritto oggi, ti giuro, in cui si pone il problema di quali siano i meccanismi psicologici e nervosi che rendono il cinema così potente, così un'attrazione così di massa. Ma poi andando avanti, in Francia, anni 20, ci sono dei fisiologi che si pongono il problema di capire come funziona il cinema, prendono dei soggetti volontari, gli registrano l'elettrocardiogramma e li mettono di fronte a spezzoni di film che in qualche modo presentano situazioni diverse, l'amore, la violenza, la paura. Quindi facendo quello che oggi noi stiamo rifacendo con tecnologie molto più sofisticate. Quindi diciamo, c'è tutto un filone all'interno della teoria del cinema e del film che si interroga da subito sul ruolo del corpo nell'esperienza cinematografica. Quindi diciamo che quello che noi stiamo riscoprendo con un nuovo linguaggio di descrizione, che è quello dell'elettroencefalografia ad alta densità o dell'fMRI, è in qualche modo collegarci a questo vecchio filone di pensiero e studiare la ricezione del cinema e che cosa ne ricaviamo. Beh, ad esempio, ne abbiamo ricavato una cosa che, se vuoi, è banale, è per uno che fa cinema, ma nessuno l'aveva mai dimostrato. E cioè che la Steadicam, che introduce Kubrick in The Shining, ti porta letteralmente dentro alla scena perché tu simuli lo spostarsi dell'occhio della telecamera che cammina sulle gambe di Russell McCormack o del cineoperatore che indossa l'imbragatura che porta quella macchina da presa. E quindi, diciamo, diamo una validazione neurofisiologica a una cosa che molti che fanno cinema avevano già intuito. Così come la stessa scena girata con lo zoom, non solo i soggetti ti dicono che risulta più artificiale, ma non dà quella risposta del cervello, così come invece te la dà l'assistere a una scena girata con la Steadicam. E potrei continuare. Quindi diciamo che
E non è un caso che quelli che sono più interessati ai risultati di queste ricerche non sono i critici cinematografici o i teorici del cinema, che la vedono un po' come un'indebita invasione di campo, ma sono quelli che il cinema la fanno. Io, una delle reazioni più entusiastiche che ho avuto quando mi è capitato di presentare in un festival scientifico in Inghilterra i risultati di questi lavori è stato quello di un montatore che ha tra l'altro vinto l'Oscar, il montatore di Villeneuve, quello che ha montato tutti i film di Villeneuve. Lui dice: ah, ma queste cose sono straordinariamente interessanti per noi che facciamo il cinema. E continuiamo ad andare avanti. Alessandro Umiltà sta lavorando su movimenti cinematografici impossibili, che sono quelli del drone, ponendosi il suo quesito sperimentale: siamo in grado di incarnare un movimento impossibile, cioè un movimento di rotazione e contemporaneamente ascensionale? E quindi lì, con questa nostra collaboratrice, questa ricercatrice russa, hanno ricostruito una scena di un celebre film, Il volo delle cicogne di Karatozov, che lui realizza con questo complessissimo marchingegno, facendolo con un drone. Perché noi abbiamo bisogno sempre di avere dei parametri temporali precisi con cui allineare tutto, e i risultati verranno analizzati nei prossimi mesi. Ma diciamo, ecco, questa è una cosa che sicuramente a chi utilizza il drone cinematograficamente risulterà di grande interesse. Sì, devo dire che la tecnica cinematografica è questo che tu stai parlando, cioè nel senso che il contributo che dà la neuroscienza è un qualcosa che ha a che fare con la messa in scena del film e non con i contenuti, ovviamente. Per fortuna, però, la magia del cinema, no? L'arte sognata della realtà, come diceva Pasolini, resta la magia. Cioè, come dire, io continuo a pensare che è molto bello trovarsi all'IFC il giorno di Natale e vedersi La vita è meravigliosa in inglese e piangere in inglese, come sostengo io, come mi è capitato di fare, e questo credo che sia la cosa più bella che si può dire del cinema. Cioè, è l'arte che meglio forse rappresenta in questo momento il mondo e lo riesce a rappresentare al meglio. E certamente, Vittorio, però, anche le ricerche che voi fate, che avete fatto, e quindi l'apporto che può dare la neuroscienza al cinema, probabilmente è qualcosa che potrebbe, proprio perché entrando in sintonia con l'effetto che fa sull'essere umano, aumentarne ancora di più la meraviglia. Questa almeno io credo che sia la speranza che hai tu come cinefilo, no? Certo, ma vedi, allora, questa è un'obiezione che viene mossa frequentissimamente, soprattutto da chi lavora nelle scienze umane, quando la scienza, in questo caso le neuroscienze, in qualche modo invadono un territorio fin qui prerogativa esclusiva di discipline come l'estetica, la storia del cinema, la teoria del film, la comparatistica in letteratura, la storia dell'arte, eccetera, eccetera. Una delle tipiche obiezioni, quasi un riflesso pavloviano, consiste nel dire: ma così distruggiamo la magia dell'arte e la magia del cinema. Per me è esattamente il contrario, ossia, proprio nella misura in cui diciamo le neuroscienze cercano di farsi strada nel mistero della vita, che ha un'enorme complessità, il fatto di riuscire in qualche modo a ricomporre questo mosaico misterioso della magia dell'arte, ecco, definiamolo così, la magia del cinema, perché oggi parliamo di cinema, non solo lo rende meno affascinante, ma forse ancora di più, anche alla luce del fatto che io credo che ci sarà sempre un resto inaffrontabile, perché non deterministicamente riducibile a uno status quo particolare del cervello in un dato momento. È chiaro che è in qualche modo collegato, emerge,
dal funzionamento del cervello e della macchina corpo, ma per motivi idiosincratici della persona, del momento in cui la persona si trova a fare i conti con quel momento di quel film, in quel particolare momento della sua vita. E questo è l'unicità della vita, che noi cerchiamo di ridurre a delle dimensioni studiabili e quantificabili, ma che nella sua estrema variabilità poi difficilmente si lascia completamente imbrigliare in questa griglia neuronale, se vuoi definire così l'approccio delle neuroscienze. Quindi è esattamente il contrario. Anch'io piango sempre quando vedo quel film di Frank Capra, così come piango in altri momenti per me topici, che magari per te non lo sono. Un altro momento classico in cui mi viene da piangere è quando John Wayne abbraccia finalmente Natalie Wood nella parte finale. Un capolavoro, un capolavoro. Con la musica che sale, cioè stento a trattenere le lacrime, addirittura ricordando quelle scene. Ecco, questa commozione è traducibile in termini neuronali solo parzialmente, credo. Non solo, Vittorio, perdonami. Io credo che lì viene fuori l'elemento arte e creatività. Nel senso che in realtà, in maniera imperscrutabile e forse incomprensibile per certi versi dal punto di vista proprio delle neuroscienze, l'artista, il grande artista, John Ford, mette in scena delle cose che hanno sicuramente poi dei, come dire, di un contraltare di tipo sicuramente emozionale, neuroscientifico. Ti faccio un esempio, c'è un bellissimo film, no, che era candidato all'Oscar inglese, che si chiama Living, che è il rifacimento di un film di Kurosawa del 52 che si intitolava Vivere. Ebbene, era tanto perfetta l'arte di Kurosawa che il film inglese, bellissimo, è un rifacimento copia carbone, scena per scena, non è stato modificato nulla se non l'ambientazione. Questo vuol dire che Kurosawa, che era un genio inenarrabile, senza forse bisogno dell'aiuto di nulla se non della sua creatività, era stato in grado di costruire una concatenazione di immagine, un movimento, come dicevi tu, di camera particolare per elicitare queste emozioni e fare il capolavoro che ha fatto, uno dei più grandi, uno dei 100 film più belli della storia del cinema. Questo mi sembra molto importante, cioè in realtà quando parliamo di arte la scienza può aiutare, ma poi ci vuole l'artista, non trovi? Ah certo, certo, non c'è dubbio. I più deterministi tra i miei colleghi a questo punto avrebbero potuto dire con una buffet di neurohubris: sì, perché l'artista è un neuroscienziato inconsapevole, che mi sembra una frase che non spiega nulla in realtà. È ovvio che l'artista Kubrick, Kurosawa, John Ford, Howard Hawks, Truffaut, Bertolucci sono degli artisti, e quindi in quanto artisti hanno accesso privilegiato a quegli aspetti più misteriosi della realtà a cui noi più prosaicamente uomini del persone del individuo del quotidiano non abbiamo accesso se non attraverso la mediazione di questi artisti. Che poi questa magia sia parzialmente traducibile ovviamente in una serie di meccanismi che avvengono nel nostro cervello corpo, su questo non ho dubbi. Ecco, ma diciamo che l'artista è sempre un passo avanti rispetto a quello che poi, ripercorrendo nel cammino, cerca di capire come ha fatto e perché funziona, perché se li inventa, li crea, appunto perché è un artista. Sì, e quindi quello che noi siamo in grado di fare è, in qualche misura, ripercorrendo questa strada, dire: ah, ecco, hai capito perché lì mi commuovo, perché succedono delle cose architettate in un certo modo che evocano quelle e non nell'altro modo. Se quella scena la monto in un modo completamente diverso, per dirtene una, Cameron, prima di licenziare il trailer
del suo film in 3D, che io mi sono rifiutato di vedere onestamente, quello con gli uomini sì, blu, sì. Non mi ricordo come si intitola, ecco, lui Avatar. Doveva fare uscire il trailer, ne ha montato varie versioni, ha messo in risonanza magnetica un numero di volontari e ha scelto quello che, secondo i miei colleghi, era quello che dava maggiori garanzie di coinvolgimento emotivo. Ecco, però non è chiesto ai neuroscienziati come fare il film, cioè è ricorso ai neuroscienziati per compattare in 2 minuti le scene che potevano risultare più efficaci. Ma resta comunque un bel film, anche se fatto con gli uomini blu, che peraltro sì. Poi alla festa dei fumetti a San Diego li vedi girare travestiti sì. Di blu per le città. Per io la città. Sinceramente preferisco sua moglie come regista. Kathryn Bigelow ha fatto secondo me un film incredibile in anticipo sui tempi, che è Strange Days, che tra l'altro si apre con quella pazzesca soggettiva certo. Di quelli che fuggono dalla rapina, ed è una delle scene che, diciamo, mi ha colpito di più e ci ha dato l'idea poi di studiare i movimenti di macchina. Quando lo vidi al cinema fu proprio... mi colpì moltissimo. E ritorna, concludendo, il fatto che la Bigelow l'ha fatto perché è un artista, non perché certo. ha chiesto un parere, cioè, lo muoviamo da destra a sinistra, da sinistra a destra, gli è venuta così, ed è il bello dell'arte, accidentaccio Vittorio, certo. È il bello certo. Dell'arte. Non ci aspettiamo Oscar ai neuroscienziati. No, assolutamente. No. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, a presto, arrivederci, ciao.